Ciao ragazzi, oggi iniziamo a studiare la radice e vedremo anche le funzioni di questo importante organo delle piante. In questa prima slide vedete una struttura generica, di una piantina in cui è stato evidenziato il suo apparato radicale. Vediamo la struttura generale di una tracheofita. Sia che noi parliamo di una pianta arborea o di una piantina erbacea, la struttura della radice o comunque la struttura generale della pianta è pressoché simile perché si distingue una parte radicale sotterranea, vedete c'è il terreno e la radice in entrambe le immagini, si estende al di sotto del terreno e una parte aerea che emerge dal terreno, che nel caso della pianta arborea è costituita dal fusto e dalle fronde, nel caso della piantina di papavero è costituita dallo stelo, dalle foglioline e dal fiore. La struttura della radice la dobbiamo considerare, la visione della radice la dobbiamo considerare in due modi distinti. La visione macroscopica, quindi ad occhio nudo della radice, è in sezione longitudinale, quindi come se noi immaginassimo la radice tagliata per lungo. Ieri in classe abbiamo fatto l'esempio del panino tagliato per lungo quando lo dobbiamo imbottire. E quindi questa immagine che noi, le due immagini che noi vediamo della radice sono delle immagini, ovviamente sono dei disegni, ma è come se noi vedessimo la radice per lungo attraverso la sua estensione nella parte sottostante del terreno. Immaginiamo subito questa radice, la parte che congiunge la radice al fusto, quindi nella zona che emerge nella parte aerea, si chiama colletto, mentre tutto il resto è la parte che si estende al di sotto del terreno, lo vediamo subito. Quindi il colletto si trova in questa zona. Distinguiamo poi la zona, andiamo dal basso verso l'alto, la zona dell'apice è questa qui, protetta dalla cuffia. Quindi la zona dell'apice è distinta in apice vero e proprio e cuffia. Poi c'è una zona cosiddetta di allungamento in cui le cellule sono proprio molto allungate e anche abbastanza rigonfie e la zona di assorbimento, vedete qua, che è costituita da cellule che hanno una sorta di prolungamenti, rigonfiamenti verso l'esterno che assomigliano a delle dita di guanti di gomma, tipo quelli che si usano in cucina, le cui cellule appunto presentano dei peli radicali. Vediamo un po' in dettaglio a cosa servono le varie zone. La zona apicale è una zona in continuo accrescimento, ci sono cellule molto giovani che si dividono di continuo per mitosi e questo permette, è importante perché permette l'allungamento della radice. La cuffia è la zona molto apicale, la zona apicale facilita la penetrazione della radice, dell'apice radicale nel terreno e nello stesso tempo lo protegge dallo sfregamento, perché lo sfregamento potrebbe distruggere le cellule. Segue poi, andando verso l'alto, la zona di accrescimento. Abbiamo visto che è formata da cellule che si dividono per mitosi molto velocemente e quindi man mano la radice, qua c'è un errore, la radice crea. Si allungano e aumentano di volume. Segue, andando verso l'alto, la zona di assorbimento che abbiamo visto presenti i peli radicali che assorbono l'acqua e i sali minerali dal terreno. I peli sono delle minuscole sporgenze delle cellule, come se la membrana cellulare facesse si estendesse verso l'esterno a forma di dito di guanto di gomma. Senza di essi sono importantissimi perché senza di essi la radice non assorbe più l'acqua e quindi la pianta muore. Il colletto, abbiamo visto, è la parte che unisce la radice al fusto. Vediamo adesso la struttura della radice in sezione trasversale e microscopica. Noi in questo momento stiamo osservando uno schema, è come se fosse visto il microscopio ottico. Andando dall'esterno verso l'interno, osserviamo questa zona più scura che è detta epidermide. Poi abbiamo una zona più interna detta corteccia radicale.
perché appunto siamo nella radice e quindi prende il nome, prende questo aggettivo radicale. La parte interna, vedete, in questa zona qua, è detto cilindro centrale, è presente il tessuto conduttore, quindi i vasi legnosi e cribrosi, adesso vedremo a cosa servono quelli legnosi e quelli cribrosi, che trasportano appunto la linfa in due direzioni distinte. La parte centrale, che in questo caso vedete qua in questa zona che io sto evidenziando con la freccia, è detta midollo ed è la parte proprio più centrale della radice. Vediamo un po' in dettaglio cosa servono le strutture delle varie parti, quindi l'epidermide della parte esterna e protegge la radice, la parte più interna della radice, la corteccia radicale protegge e nello stesso tempo sostiene, perché ha una struttura molto particolare che adesso vedremo, il cilindro centrale contiene il tessuto conduttore, le cosiddette trachee, che danno il nome insieme a quelle del fusto, alle tracheofite. È formato il cilindro centrale da cellule disposte in fila l'una sull'altra, cellule che formano dei piccoli tubicini, che appunto sono i vasi conduttori. E abbiamo visto che i vasi conduttori sono di due tipi, i vasi legnosi, costituiti da cellule che presentano la lignina. La lignina è una molecola molto grande che si trova nella parete cellulare. Questo è un errore, dovrebbe essere parete. Parete cellulare di alcune cellule della radice e del fusto nella corteccia, in particolar modo, e le piante che contengono una grande quantità di lignina sono denominate legnose. I vasi cribrosi presentano cellule prive di lignina che lasciano passare la linfa elaborata, quindi i vasi legnosi fanno passare la linfa grezza, quindi l'acqua e i sali minerali assorbiti dalla radice verso l'alto. I vasi cribrosi invece lasciano passare la linfa elaborata che contiene il glucosio formato grazie alla fotosintesi nelle foglie verso il basso. Vediamo un po' i tipi di radice. Una pianta può avere una radice principale, come in questo caso, vedete questa centrale, la radice principale è più sviluppata, e poi radici secondarie che vedete qua, ma anche radici terziarie un po' più piccole che in questo schema non si vedono, appunto dette radici secondarie. Poi le radici possono essere a fittone, una radice principale molto sviluppata, come nel caso della carota o della barbabietola. Sapete che la parte che noi mangiamo della pianta della carota è proprio la radice. E così anche nella barbabietola. Poi abbiamo radici fascicolate, ci sono tante radici secondarie tutte uguali tra loro, ad esempio nel frumento. Radici avventizie, alcune piante, oltre alle normali radici sotterranee, emettono lungo il fusto altre radici che non si affondano nel terreno, ma hanno altre funzioni. Come nel caso dell'edera, le radici avventizie hanno la funzione di permettere alla pianta il sostegno sul muro e quindi permettere l'arrampicamento sul muro e sui tronchi. Altre radici hanno una funzione, come nel caso del tubero della patata, ha una funzione di accumulare sostanze di riserva, sostanze nutrienti per la pianta che vengono poi mobilizzate, vengono utilizzate quando la pianta ne ha bisogno. Vediamo nelle immagini la radice a fittone, che nel caso particolare della carota e della barbabietola viene detta napiforme. Poi abbiamo la radice ramificata, fascicolata come quella del frumento. Un altro tipo di fa radice fascicolata, questa è anche una pianta, una graminacea, potrebbe essere il mais. Radici tuberiformi in cui i tuberi, la parte a fittone della radice, si ingrossa molto perché si accumulano all'interno delle sostanze di riserva. Anche qua ci sono altri esempi. E in queste immagini, queste sono proprio delle fotografie, si vede dell'edera che si arrampica sul muro. Se andiamo a vedere anche ad occhio nudo, naturalmente, queste sono immagini ingrandite delle foglie e dei fusticini di edera, vediamo questi piccoli prolungamenti che non sono altro che radici avventizie. In questo caso non hanno la funzione di assorbire le sostanze nutritive dal terreno, ma semplicemente di permettere l'arrampicamento, in questo caso sul muro.
Vediamo le funzioni della radice, sono diverse. Innanzitutto la radice ha la funzione di assorbire l'acqua e i sali minerali dal terreno, si parla in questo caso di linfa grezza. Poi ha la funzione di sostenere la parte bassa della pianta perché le cellule rivestite da lignina sono abbastanza resistenti e quindi sostengono la pianta. Sapete che le piante non hanno uno scheletro, quindi si sostengono attraverso alcune parti delle cellule. Ha anche la funzione di ancoraggio importantissima questa perché sapete che questa funzione è una funzione tra virgolette ecologica, perché quando da una collina, da una montagna noi togliamo le piante, abbattiamo soprattutto le piante arboree, cosa succede a quella collina quando piove? Sì, il terreno scivola a valle ed è pericolosissimo per le case che sono costruite a valle. Quando invece ci sono le piante lungo il pendio di una collina o di una montagna, queste, le radici della pianta trattengono il terreno e quindi è importante sia per trattenere la pianta stessa, ma sia per mantenere la struttura della collina. Un'altra funzione molto importante è la funzione di riserva. È importante per la pianta, ma è importante anche perché l'uomo di molte piante utilizza le radici, come nel caso della carota e della barbabietola, in cui la pianta accumula zuccheri. Si parla in questo caso, questo tessuto in cui si accumula lo zucchero, il glucosio, oppure si accumula l'amido, che è una forma di glucide, un glucide complesso, prende il nome di parenchima di riserva. Con questo ho finito e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!